la festa di tutti i santi, la santità che non è il frutto soltanto dello sforzo nostro di adeguare la nostra vita al Vangelo e di assomigliare a Gesù, perché questo è il motivo del nostro stare dietro a Gesù. San Paolo dice: abbiate nei vostri cuori gli stessi sentimenti che erano nel cuore di Cristo Gesù. E questo uniformarci a Cristo, dicevo, non è uno sforzo che dipende dalla nostra umanità, un'umanità che conosciamo bene perché ci appartiene, perché ogni giorno ci facciamo i conti, ogni giorno vediamo questa difficoltà che abbiamo quasi nel doverci arrampicare a raggiungere quelle mete che sono le mete dell'amore. Ma mai dobbiamo dimenticare che noi siamo santi e potremmo dire da dopo Cristo per natura, perché la natura dell'uomo fino a Cristo è una natura semplicemente umana, ma noi sappiamo che in Gesù abbiamo ricevuto la salvezza, e la salvezza è proprio questo essere stati inseriti in Cristo. E cosa significa? Significa, come scrive San Giovanni, che un seme di Dio è stato messo dentro di noi attraverso il dono dello Spirito effuso da Gesù sulla croce. Quando il suo cuore si è aperto, a noi è stato fatto questo grande regalo. C'è stata messa dentro questa umanità la divinità. Che bello sapere che siamo stati inseriti in Cristo e che la santità ci appartiene. La santità è già qualche cosa che è in noi, che è dentro di noi e che ci permette e permette alla nostra umanità di poter raggiungere, direbbe ancora San Paolo, la piena maturità di Cristo. E noi sappiamo che la piena maturità di Cristo è raggiungere la capacità che Cristo aveva di amare. Cristo si è fatto come noi, dicono i padri della Chiesa, per farci diventare come Lui. E quando si parla, come oggi, della figliolanza di Dio, non è una figliolanza che è di seconda classe, una figliolanza che ci pone non accanto ma sotto a Gesù. No, quando Gesù dice che di essere il figlio di Dio e dice poi che noi siamo figli di Dio, ci accomuna a Lui. Tant'è vero che quando parla del cielo, Gesù dice: voi siederete in trono nel cielo, non sotto a me, ma accanto a me. Perché io accanto a me vi ho preparato un trono. E se noi usiamo il linguaggio umano che non ci permette bene di comprendere le dinamiche, perché noi viviamo nello spazio, nel tempo, nel cielo questo stare accanto a Gesù significa essere inseriti in Lui, essere inseriti in Dio. E se Dio all'inizio della creazione fece l'uomo per porlo in un paradiso, in un luogo dove Lui era presente, Dio passeggiava con l'uomo, dice il libro della Genesi, nella nuova creazione che viene ad operare Cristo, Dio non pensa più a un paradiso per gli uomini e per le donne, ma pensa a un inserimento nella sua stessa vita. Tant'è vero che quando ascoltiamo qualche pagina, ad esempio quando abbiamo ascoltato la pagina che ci raccontava del povero Lazzaro e del ricco Ebolone, abbiamo ascoltato che Lazzaro si trovava nel seno di Abramo. Il seno di Abramo è il seno di Dio, il luogo da dove si genera e da dove si rigenera la vita. Ed è bello pensare che noi siamo già santi, tant'è vero che i cristiani a cui fu dato questo nome dopo qualche anno che già le comunità si erano formate, in realtà nei primi anni del cristianesimo venivano chiamati santi. Tant'è vero che San Paolo nelle sue lettere, quando manda i saluti a quelli di altre comunità a cui invia le sue lettere, dice: salutatemi tutti i santi che sono a Tessalonica, che sono a Filippi, che sono a Corinto. Quindi la santità, fratelli e sorelle, è qualcosa che ci appartiene. E allora che cos'è la nostra vita? È il tempo che noi abbiamo a disposizione per poter manifestare, per poter far emergere questa nostra santità,
questa nostra appartenenza a Cristo, questo nostro essere stati inseriti in Cristo, ed è la possibilità che noi abbiamo di poter vivere anche noi nell'amore come Gesù, e di poter addirittura noi dare, come ha fatto Gesù, la nostra stessa vita. La Chiesa è bella perché in 2000 anni ha generato figli e figlie. I primi secoli, ma non soltanto i primi secoli del cristianesimo, sono stati segnati da uomini e donne che nella persecuzione hanno preferito dare la vita piuttosto che rinnegare Cristo, la fede. Uomini e donne che nell'umiliazione, che nella sofferenza, che in tante tribolazioni hanno saputo consegnare questa sofferenza, associarla a quella di Cristo, e così, come Cristo, raggiungere quella meta che è la meta del dono totale che noi possiamo e dobbiamo fare della nostra vita a Cristo. Ma ancora i santi, attenti bene, non sono solo soltanto quelli che si uniformano nell'amore a Cristo. E questo è il lavoro che dobbiamo fare, questo è l'impegno che noi cristiani abbiamo. Ma i santi sono quelli che sono stati arricchiti da Dio dei doni dello Spirito, quelli che noi consideriamo tante volte lo straordinario. Conosciamo tutti la vita dei santi, una vita bella vissuta nell'amore, una vita di servizio, di dono non soltanto a Dio, ma che di conseguenza diventa un dono, un servizio ai fratelli, ma una vita ricca di segni e di eventi straordinari, che noi chiamiamo i miracoli. Ed è bello poter pensare che quando noi ci impegniamo a vivere nell'amore, Dio ci consegna quegli strumenti che possono diventare un segno eloquente, un segno forte del suo amore. La nostra terra, le nostre chiese, anche oggi dove ci troviamo, esistono e ci sono perché celebrano, ci ricordano, ci fanno fare memoria dei santi. Ecco, noi qui ci vantiamo perché è passato San Francesco, perché lui è vissuto qui. Ma se ascoltiamo e leggiamo la vita dei santi, ci accorgiamo che loro hanno avuto una logica contraria a quella che ha il mondo, una logica che rende e dice che vale poco ciò che agli occhi del mondo vale molto. Ma questo si può fare, e io dico sempre, si può lasciare ciò che vale di meno soltanto quando noi facciamo una scoperta che c'è qualcosa che vale di più. Dice Gesù nel Vangelo, il regno di Dio è come un tesoro nascosto in un campo. Se qualcuno lo scopre, cosa fa? Vende tutto il resto, quello che ha a disposizione, per poter comprare questo campo dove è nascosto il vero tesoro. Allora ecco, io penso, fratelli e sorelle, che noi dobbiamo veramente scoprire la bellezza, la ricchezza di Cristo, e dobbiamo scoprire quanto vale e quanto più è importante nella vita amare. Amare tante volte ci rimane difficile perché pensiamo che sia una perdita, perdonare pensiamo che sia una sconfitta, lasciarci umiliare pensiamo che sia una prepotenza degli altri nei loro confronti. Ma la vita di Gesù, la vita dei santi che hanno percorso la stessa strada, ci mostrano che questa è una via migliore. E allora ecco, oggi è un giorno in cui ci rianimiamo, un giorno in cui i cristiani riprendono forza. Bellissimo il Vangelo, potremmo dire quasi commovente la parola di Gesù, perché in queste categorie che oggi ci ha tracciato il Vangelo ci ritroviamo noi, ci ritroviamo tutti noi. Ma queste cose che ci accadono e che viviamo nella vita mai devono per noi cristiani diventare la frustrazione, la tristezza, la rabbia, l'angoscia, la paura. Mai devono chiudere il nostro cuore all'amore, perché abbiamo un riferimento e una parola certa, più della nostra, più di quella degli uomini, che è la parola di Gesù, che ci conduce a poter comprendere e a vedere veramente il valore di ciò che accade nella nostra vita. Perciò i cristiani non hanno mai temuto la sofferenza, non hanno mai temuto la persecuzione. Rianimiamoci, riprendiamo forza, non lasciamoci giudicare dal mondo, non lasciamoci corrompere
quasi che vogliamo adeguare la nostra vita al mondo per ottenere cose che finiscono quando termina questa vita. Ma teniamo questo sguardo, come oggi abbiamo la possibilità, alto, verso il cielo. Guardiamo a Gesù e lui troviamo risposta in lui tutto, come nella sua vita anche la croce e la sofferenza assumono un valore grande, perché diventano, e queste non sono parole ma è una verità profonda della nostra fede, tutte queste cose diventano una porta, la porta unica, sicura, che ci apre a quella vita che è la vita eterna. Noi crediamo che i santi vivono nel cielo, crediamo che i nostri morti vivono con Gesù nel cielo e viviamo nella speranza e nell'attesa di poterci ricongiungere a loro, di poterci ritrovare tutti in Cristo per una vita non segnata più da tutto ciò che oggi ci procura affanno, preoccupazione. Perciò Gesù ha detto: venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, perché lui ha ciò che ha potere di ristorare e di portare pace ai nostri cuori.